Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: la crisi diplomatica tra Gerry Scotti e Fedez sembra giunta ad una svolta. Il conduttore ha finalmente riferito il suo punto di vista. Nemmeno la prospettiva del recente concerto Love Me ha frenato i bollenti spiriti di Fedez. Il rapper milanese ha beneficiato di un ruolo in primo piano sul palco della kermesse. Tuttavia non è riuscito ad arginare il suo disappunto nei confronti di Gerry Scotti durante la registrazione del podcast Il Muschio Selvaggio. Durante una puntata in cui il litigioso performer aveva invitato il collega Morgan, Fedez ha rispolverato una vecchia querela intercorsa con il mattatore di Mediaset, in passato a sua volta ospite nel format. In tale occasione Gerry Scotti aveva citato il regista Giorgio Strehler, fondatore peraltro del Teatro Piccolo di Milano. Fedez al tempo aveva ammesso la propria ignoranza circa l'identità dell'artista, e la replica del conduttore aveva innescato una reazione a catena. Gerry Scotti aveva infatti biasimato pubblicamente il lassismo intellettuale delle nuove generazioni e, nonostante non avesse espressamente citato Fedez, il cantante si era sentito profondamente offeso. In seguito alla diatriba di quest'ultimo con il co-fondatore del podcast Luis Sal, il conduttore aveva rincarato la dose in un video ora virale su TikTok. È brutto da dirsi, ma questo è quello che rimane del Muschio Selvaggio, aveva riferito, indicando un'aiuola. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando. Fedez si è quindi scagliato apertamente contro Gerry Scotti, definendone inopportuno l'accanimento nei propri confronti. Poche ore fa, consapevole dell'impatto mediatico della vicenda, anche Gerry Scotti ha rotto il silenzio sull'accaduto. Gerry Scotti e Fedez. La diatriba si sposta dal podcast ai social. Il conduttore ha rilasciato alcune dichiarazioni assai illuminanti alla testata TV Blog, smentendo l'ipotesi di una presunta guerra fredda in atto contro il rapper. Sì, certo, l'ho visto il video, anche se avevo altre cose da fare. Mi sono sentito con Fedez ieri sera, e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio. Non esiste. Gerry Scotti ha quindi precisato: sono un suo estimatore come artista e cantante, grande ammiratore di Fedez come imprenditore e protagonista del web, e sono sinceramente addolorato, perché la formula di Muschio Selvaggio è una delle più azzeccate in circolazione. Non vedo l'ora che mi richiami. Lo farà tra un concerto e l'altro, e io ci andrò. Non c'è stato alcun litigio con lui. Il conduttore ha voluto inoltre troncare le polemiche circa la sua famigerata ospitata nel podcast Muschio Selvaggio. Io non commento le cose che faccio. Alcuni commentatori hanno cavalcato l'onda di quel fraintendimento, cioè di quel momento in cui Fedez ha detto di non conoscere Strehler. Altri hanno parlato: non io. Io, come nel mio stile, non ho detto nulla in diretta, né dopo. Gerry Scotti ha infine concluso: l'ho detto e lo ribadisco. Ogni generazione ha le sue forme di ignoranza. Dobbiamo rifarci ad uno dei massimi motti della cultura ellenica. Una cosa sola io so, di non sapere. Non stupiamoci dell'ignoranza di uno. Ci può essere un'ignoranza ben più grave in un altro, o in un altro ancora. Ho capito nel corso degli anni che non bisogna mai giudicare le persone dalle lacune che possono avere. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.
We'll get on and go. I've never seen more a man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more.